Ciao a tutti ragazzi, vorrei tantissimo dirvi che il titolo del video è clickbait e che State of Decay 3 molto presto sarà disponibile o quantomeno molto presto vedremo qualcosa riguardo al gioco, ma porca miseria, purtroppo non è così, ma neanche per idea, ma proprio no. Ok ragazzi, di recente c'è stato lo State of Play, ok? Dove Sony ha fatto vedere bei titoli, remake importanti come quello di Resident Evil 4 e titoli veramente veramente succulenti come per esempio Callisto Protocol, per esempio, che secondo me sarà qualcosa di spettacolare, il papà di Dead Space l'ha creato e quindi insomma ci aspettiamo grandi cose. E non solo, hanno annunciato pure, fatto vedere il teaser di Final Fantasy 16. E nel frattempo, mamma Microsoft, non è bastato il fatto che recentemente abbiano praticamente annunciato il fatto che The Elder Scrolls 6 e Starfield non saranno assolutamente pronti per il 2022 e molto probabilmente neanche per il 2023. Cosa che spero non sia del tutto vera, spero di vederli per il 2023, almeno uno dei due, almeno qualcosina. Non bastava questo, perché mi sono battuto in alcuni articoli che facevano vedere quanto purtroppo Undead Labs, la casa di sviluppo che si occupa appunto e che ha creato State of Decay, sia in acque, che dire buie, nere, è un eufemismo. Partiamo col dire che non ho la più pallida idea a questo punto di che cosa parleranno e che cosa ci racconterà Microsoft allo showcase, che ormai è veramente alle porte, tra qualche giorno ci sarà. Che cosa succede in casa Undead Labs? Allora, innanzitutto, negli articoli che ho trovato, veniva riportato quanto gli Undead Labs sono stati come studio talmente pressati e spinti a presentare qualcosa che il teaser che abbiamo visto, bellissimo per carità, che abbiamo visto nel 2020 è finto. Cioè hanno dovuto fare un trailer velocemente perché la next gen era pronta, l'Xbox Serie X era pronta, Serie S erano pronte e dovevano far vedere qualcosa, e quindi sono state spinte, è stata spinta l'Undead Labs a creare un trailer per presentare un gioco che a conti fatti ancora non c'è, è ancora in fase di pre-produzione, cioè stanno proprio agli inizi, probabilmente non hanno ancora nulla. È successo, oltre al fatto che appunto non erano pronti, non avevano niente, ma hanno dovuto comunque farci un trailer che quindi molto probabilmente è finto, cioè nel trailer si vedono gli animali zombie, ci saranno? Boh. C'è sta un bioma innevato, ci sarà? Boh, non si può sapere. Quel trailer non si può minimamente prendere per vero, a conti fatti. Gli Undead Labs si sono spaventosamente ampliati, sono cresciuti tantissimo nel corso degli ultimi anni. Da 13 sviluppatori che erano, adesso sono veramente tantissimi. Quindi, il progetto su State of Decay 3 ha molto più personale, cioè ha tante teste, ok, in più a lavorare al progetto. Il budget sembra essere triplicato rispetto a quello che era per i primi due titoli e quindi si prospetta un prodotto AAA, ok, che utilizza l'Unreal Engine 5, quindi comunque sia, insomma, no? Sulla carta, ma solo sulla carta, è un prodotto estremamente promettente. Ma resta sulla carta, perché che cosa è successo? Gli Undead Labs, che adesso ho detto sono diventati tantissimi gli sviluppatori che lavorano all'interno dell'azienda, sono scissi, si è proprio spaccato a metà, perché una buona fetta degli sviluppatori voleva un gioco molto simile al primo, cioè ritornare ai vecchi fasti di State of Decay, riavvicinarsi di più a quello che era il primo capitolo, mentre l'altra metà voleva invece qualcosa che fosse simile, ovviamente migliorato, al secondo capitolo, e quindi c'è stata una prima scissione, una prima spaccatura profonda e importante all'interno degli studios. Ma visto che piove sempre sul bagnato,
recentemente gli Undead Labs sono stati accusati di sessismo, misoginia e chi più ne ha più ne metta. Dicono addirittura che qualche sviluppatore abbia ricevuto a suo malgrado uno spartichiappe direttamente nei corridoi dell'Undead Labs. Ma potrebbe essere tranquillamente vero, visto la mole di merda che si sono tirati addosso, perché per l'appunto sembrerebbe che la casa di sviluppo non abbia atteggiamenti particolarmente consoni e particolarmente professionali, non voglio andare oltre, nel riguardo delle donne che lavorano appunto negli studios. Sembrerebbe che i loro progetti vengano bloccati, stoppati o comunque sia non tenuti minimamente in considerazione, il che è un grosso problema. Questo ha portato a un ulteriore stop dei lavori. Quindi, ad oggi, State of Decay 3 non esiste. Non esiste. Quindi, a meno che la maggior parte di queste notizie, cosa che spero, ma sinceramente non lo so, siano gonfiate, io non credo a questo punto che al Microsoft Showcase, che vedremo appunto, se non sbaglio, il 10 giugno, vedremo qualcosa, sentiremo parlare di State of Decay 3. Magari Phil Spencer, il capoccione di Microsoft, potrebbe darci qualche notizia, ma sinceramente non lo so. Ragazzi, io seriamente non ho idea di che cosa porteranno al Microsoft Showcase, perché State of Decay 3 no, Starfield probabilmente no, The Elder Scrolls 6 probabilmente no, forse su sti due potrebbero di qualcosa, ma non si sa. Che cosa mi aspetto invece da State of Decay 3? Quando forse vedremo qualcosa. Mi aspetto un gioco simile agli altri due, perché la formula funziona, però con delle belle aggiunte. Per esempio, vorrei che la base fosse molto più personalizzabile. Vorrei un sistema di crafting molto più importante, perché fondamentalmente il crafting su State of Decay non esiste. C'è un sistema di base building estremamente ridotto all'osso, estremamente semplificato, estremamente noioso. Quindi gradirei tantissimo, tantissimo vedere un qualcosa di più profondo. Perché fondamentalmente il problema di State of Decay è che è un gioco che non è molto profondo. Le meccaniche sono anche interessanti, ripeto, sì, ma dà noia un po', perché la cosa più interessante è combattere con gli zombie. Andare in giro non te dà quel brivido, te lo dà all'inizio, poi anche quello scema subito. Quindi vorrei più profondità. L'idea degli zombie, degli animali zombie, sarebbe veramente interessante e veramente bella, se effettivamente lo faranno, perché potrebbe essere un bel boost alla difficoltà. Immaginate qualsiasi gioco, qualsiasi gioco. Quante volte siete morti contro un cane? Tanti, tanti, tante, tante, tante volte. Su Seven Days to Die, i cani penso siano la più grande minaccia che esista nel gioco. Su Resident Evil, vogliamo parlare di Resident Evil e dei cani? Non credo che sia necessario. È così in tutti i giochi. Quindi, immaginate, basta combattere contro l'orda e all'improvviso arrivano 2-3 cani zombie, bastano e avanzano per rendere estremamente difficile riuscire a sopravvivere in quella determinata situazione. E questa è una delle tante cose che potrebbero introdurre. Nel trailer si era visto un bioma freddo. Chissà che magari introducono una meccanica di sopravvivenza che sia legata anche al clima. Intanto dovrebbero, secondo me, includere una meccanica di sopravvivenza legata molto di più alla sopravvivenza, al bere, al mangiare, al dormire, perché sì, c'è, ma è troppo, 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 troppo marginale. Secondo me, con delle piccole migliorie, non è chissà che cosa devono fare. Devono aggiungere profondità al gioco. Con delle piccole migliorie, secondo me, potrebbe diventare veramente un capolavoro. Ripeto, è già un gioco validissimo, non dico che non lo sia, assolutamente no, però potrebbero far molto di più. Queste sono tutte speranze, perché ovviamente non abbiamo idea di quando vedremo o sapremo qualcosa sul gioco. Chissà che Microsoft ci fa sto twistone e allo showcase ci mostra qualcosa, ci parlerà almeno del progetto, di quello che vorrebbero tirare su. Non lo so, non lo so, non lo sanno manco loro, quindi fondamentalmente non lo posso sapere io. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate sul primo State of Decay, sul secondo, che cosa vorreste dal terzo, soprattutto se il gioco vi piace oppure no, perché non è detto e non è detto che piaccia a tutti. Se l'avete giocato, quanto ci avete giocato, fatemi sapere tutto quello che vi va a riguardo al gioco, e soprattutto che cosa ne pensate di sto grande, 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 grande
questa grande delusione che purtroppo arriverà, insieme allo showcase, perché sicuramente anche State of Decay, oltre a The Elder Scrolls 6 e Starfield, non sarà presente, o se sarà presente vedremo solo, non so, qualche sporadica notizia su che cos'è il progetto e niente di più. Magari mi sbaglio, ragazzi, ma non lo so. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Ciao.